tutta in commissione, perché il regolamento chiede che di regola la si dia l'unanimità, molto spesso, come sapete, voi la politica è molto amichevole tra i politici, non sono molto amichevoli tra di loro, quindi magari a volte uno sì, uno no, però si cerca proprio per un'occasione del genere, come un momento che è questo della circameneranza, che è proprio, come diceva il parroco, più un momento che io devo unire che invece dividere, di essere tutti insieme e scegliere appunto la persona adatta. Quindi, leggo la motivazione, Ottavio Tognola: la Commissione riconosce il grande valore di Ottavio Tognola per il suo impegno ultradecennale nella diffusione e nella promozione dei valori educativi dello sport. Una consegno la civica benemerenza, poi consegno il certificato anche a Ottavio, però chiedo anche a Ottavio di dire due parole a tutti noi. Prego. Grazie. Innanzitutto ringrazio per l'unanimità, quindi lo sport unisce, non divide. Io non ho mai avuto nessuna collaborazione politica, ho sempre scritto per lo sport. Io penso che un fagnanese vuol bene al suo paese quando fa qualcosa di positivo nell'arte, nella cultura, nella musica. Io l'ho fatto con lo sport, l'ho fatto sempre con semplicità, tradotto nella massima efficienza. Ho scritto di tanti, e soprattutto delle società sportive fagnanesi, che davano la possibilità ai ragazzi di fare dello sport. È la base di ogni comune. Lo sport, ricordatelo, occupa una posizione molto importante nella vita sociale di un comune. Fagnano deve continuare a farlo, so che ci sono parecchie iniziative in ballo, lavorate in quel senso lì, perché è positivo, soprattutto per i fagnanesi del domani, non per me che ormai ho già una certa età, i miei italiani sono già piuttosto avanzati, quindi è meglio farlo bene per chi verrà per il futuro. Questo premio qui cade in un giorno per me particolare, un po' particolare, perché un anno fa mi lasciava un carissimo amico che è Giuseppe Taglioletti. Con lui ho condiviso, se ho scritto di Pro Patria, ho scritto per lui, l'ho scritto sempre volentieri, mi ha fatto conoscere oltre a Busto in tutta Italia dove la Pro Patria ha giocato, e quindi grazie a lui. E soprattutto lui parlava molto poco, però parlava con gli occhi, con me ha avuto sempre un rapporto di grande amicizia anche nel dopocalcio. Un'altra persona che devo molto è Donato Zampini. Donato Zampini mi ha fatto conoscere quando avevo 10 anni Fausto Coppi, quindi è tutto dire per uno. Poi col ciclismo ho seguito, penso, un 22-23 giri d'Italia, quindi ho avuto anche quell'onore di portare Fagnano, eccetera. Soprattutto mi fa piacere che Fagnano sia stato conosciuto anche fuori per lo sport. 4 titoli di tiravolo, un campione di motociclismo che è qui presente, e su 4 giocatori, 4 Fagnano, usciti dal Fagnano Calcio, che sono approdati alla Serie A, uno è stato scudettato anche l'anno scorso, e soprattutto ce n'è uno che ha proseguito quello che era un po' il progetto di Pippo Taglioletti, che è Riccardo Colombo, che è stato un altro grande calciatore che è attualmente per dirigente. Niente, io sono sempre riconoscente, sono un figlio del dopoguerra, sono nato, io quando ho seguito io, i primi tempi non c'era né il peso del computer, non c'era la TV, era uno che andava allo stadio in bicicletta le prime volte, non c'erano i cartellini automatici, dovevo scrivere, ho fatto anche un po' da portaborsa a qualche giornalista importante, ho imparato con la parola lì. Sono sempre riconoscente anche all'informazione al mio amico e costretto Marcora, siamo figli del dopoguerra, perché mi ha fatto scrivere, se non c'era l'informazione non l'avrei scritto. E soprattutto ringrazio quegli amici che mi hanno sempre detto, con lo slogan, dove c'è la Coca-Cola c'è sport, dove c'è Tognola, dove c'è sport c'è Tognola. Non ero uno studente modello, anzi, ero uno che sono venuto su a fare gazzetto, lo dico, nella mia cartella, in collegio Gola, non lo sapevano, che il rettore mi diceva: Tognola è uno che è venuto su a fare gazzetto, studiavo magari poco, ma sono diventato giornalista. Questo per me è stata la cosa più importante. Ringrazio tutti gli amici. Anche per il partito, uno qui con Giorgio Galli e con altri che mi hanno proposto, questo mi fa piacere.
piacere, ringrazio l'amministrazione comunale e la Sprona. Voglio però questo premio, caro signor Sindaco, mi motiva a fare qualcosa di più. Io ero col Covid, ero 2 anni che ero assente, sulla via Marconi, non sulla via di Damasco, ho trovato un fagnanese che mi ha coinvolto, che è Filippo D'Angelo. Filippo D'Angelo, io l'ho conosciuto, pensa a te, quando ho fatto il film sul Renato Carosone Busto, l'ho conosciuto lì, ho apprezzato e soprattutto mi ha coinvolto e adesso continueremo a far ricordare ai fagnanesi cosa ha rappresentato lo sport, la vita sociale. Ecco l'impegno che mi prendo l'amministrazione comunale con tutti voi a far conoscere Fagnano. Grazie Filippo, grazie a tutti voi. Grazie.